Ma la carta dell'invecchiamento attivo è il risultato di quest'anno 2012 in cui noi abbiamo insistito con forza che gli anziani sono una ricchezza nel nostro paese. Gli anziani non sono un peso, non sono un costo aggiuntivo, ma rappresentano una ricchezza da un punto di vista emotivo, affettivo, umano, ma anche per quello che fanno, per i loro nipoti, tenendo i bambini, per la parte delle pensioni che si versano. Gli anziani sono un successo italiano e europeo. Il fatto che si vive in più, che si vive di più l'invecchiamento, non è un fatto da disprezzare, ma anzi è un grande successo della nostra società, è un vero progresso. A volte le eredità che lasciano però non è molto nobile, può capitare. Debito pubblico, cattivi esempi, cattiva gestione. Cioè, questo è il problema della politica, è il problema della politica che ha lasciato alle generazioni che seguono un buco, un debito pubblico. Questo è vero, ma non per questo dobbiamo sprecare gli anziani e colpevolizzare un'intera generazione. Noi invece crediamo che gli anziani siano una ricchezza e mi sembra che in quest'anno, e qui abbiamo sentito parlare molti giovani, i giovani abbiano scoperto questo, e giovani senza bussola, con genitori assenti, questi giovani spesso scoprono nella generazione più anziana dei grandi aiuti e orientamenti.